Allora, quest'anno volevo fare una prova quando inizio a parlare delle ruote dentate, cioè lavorare con lo schizzo di SolidWorks e non sulla lavagna. E innanzitutto cominciare così, cioè vado a fare lo schizzo sul piano frontale, vado. E dunque parlando delle ruote dentate si può vederle all'inizio come delle ruote di frizioni con poi tutti i loro difetti. Mettiamo qua 100. Ok, questo qua viene chiamato in letteratura delle ruote dentate diametro primitivo. Metterò l'altro diametro primitivo se sono ruote esterne e andrò a fare questo e magari metterò l'altro diametro primitivo. Metterò per esempio 60 e dunque spiegherò che ruotando questo, poi ruotando una, la velocità e così via, tutte quelle cose lì. Questo conto, questo però lo metto verticale, diventa nero e poi così vado a vedere in automatico che ho anche l'interasse tra queste due ruote di frizione, tra queste poi in futuro ruote dentate. Si vedrà che è la somma dei raggi tranquillamente. Però dunque, come si possono vedere all'inizio come ruote di frizione, poi per le varie problematiche sono state trasformate in ruote dentate. L'interasse vado a disegnarlo, però, e dunque qui ho dato la definizione di diametro primitivo. Questo qui però può essere anche visto invece come due pulegge con cinghia piatta. A questo punto posso disegnare i due diametri. Adesso mettiamo, non dovevo mettere un valore, vediamo, disegniamo qua, tra qui e qui, due diametri qualsiasi. Naturalmente questi diametri verranno chiamati diametri base, ok? E dunque definizione di diametro base. A questo punto disegno tangente la mia cinghia, ok? Che deve essere tangente. Qua è tangente, qua è tangente. Per dare la similitudine con le ruote dentate, bisogna anche definire il pitch point. Se possiamo definire in italiano punto primitivo, che è il punto di contatto tra le due primitive e poi con l'interasse. A questo punto andrò a definire questo punto e vado a spostarlo qui. Questa cinghia deve passare per forza per il pitch point. Ok. A questo punto mi rimane solo un grado di libertà per definire in automatico, dato i due diametri primitivi, per definire poi in automatico il diametro di base. E allora devo disegnare dal pitch point una perpendicolare all'interasse, alla congiungente. I due centri di rotazione delle due ruote dentate e andrò a definire l'angolo di pressione, cioè questo tra qui e qui, che di solito è 20 gradi, ma non è detto che sia sempre 20 gradi. A questo punto in automatico i diametri di base vengono definiti, ok? E dunque posso anche misurarli, naturalmente poi da qui dedurrò la formula analitica, ok, dei due diametri di base. Vabbè, diametro di base è uguale a diametro primitivo per il cosino dell'angolo di pressione. E poi da qui, a questo punto, spiegazione angolo di pressione, linea di azione e così via. Ecco, la mia idea è questa, cioè di solito partivo solo con diametro primitivo, in realtà posso anche
puoi spiegare in questo modo, introducendo Pulegge, cinghia piatta, questo diciamo, la spiegazione all'inizio di una vuota dentata. Magari dovrò anche disegnare questa qui per far vedere che è comunque una puleggia naturalmente tangente, ok, in modo che la cinghia si avvolga tutto attorno qua. Vabbè, ho fatto questo video per ricordarmi, nel senso può essere uno spunto molto interessante dove si introduce chiamiamolo primitivo base, pitch point, linea di azione, angolo di pressione e poi a questo punto si introdurrà poi il diametro di testa e il diametro di fondo con poi trovare il profilo coniugato, il fianco devolvente. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.